Il Consiglio regionale nella seduta del 18 marzo ha approvato il conferimento del sigillo della Regione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione del bicentenario di fondazione. Giuseppe Garibaldi e il suo mito nella pittura è il titolo della mostra visibile a Palazzo Lascaris sino al 30 aprile. Curata da Lorenzo Zicchichi e Massimo Fino, la rassegna espone opere che provengono dalla collezione Tronca, una delle più importanti per le testimonianze garibaldine. Con Pia 140 dedicato alla cultura open si è concluso il Piemonte Visual Contest e ha preso via lo spin-off Piemonte Storyton. I prodotti realizzati verranno presentati a maggio al Salone Internazionale del Libro nella sezione Book to the Future in collaborazione con Digital Festival. A conclusione della 3 giorni di festeggiamenti per la celebrazione della Giornata dell'Unità, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera d'Italia, Palazzo Lascaris ha ospitato la presentazione del libro 150esimo Soldati a Torino, Storia, Tradizioni e Raduni di Franco e Tommaso Cravarezza. L'appuntamento di quest'anno per ricordare l'eccidio della Benedicta ad Alessandria è particolarmente significativo. Sono passati 70 anni da quel 7 aprile 1944 in cui i nazifascisti fucilarono in diversi momenti più di 150 partigiani. Con la pubblicazione online della tesi di Chiara Tavella, contributo alla biografia letteraria di Sant'Orre di Santa Rosa, una commedia inedita, vincitrice del premio Gianni Uberto 2012, si dà il via alla serie di testi rilasciati in formato EPUB dal Consiglio regionale.